Buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, ancora nel tardo pomeriggio da Trier, nel parcheggio vi faccio vedere, sembra che siamo una fiera dei camper. Sono arrivate parecchi camper di vari tipi, integrati, semi-integrati, più vecchi, più nuovi, davvero molto belli. Mi piace sempre guardare, andare a vedere quello che fa la gente. E devo dire che la comunità così con la gente è molto bella, la gente sorride, non lo so, è particolare la cosa. Vorrei dire che anche sulla strada, quando ci si incontra, all'inizio quando avevo preso il camper non ho fatto caso, come dei motociclisti si salutano tutti, cioè ci salutiamo, ecco, questo è il punto. E sono arrivati parecchi. Parecchi, la maggior parte sono della Germania, ovviamente. Il tedesco ama viaggiare tanto con qualsiasi mezzo, sia il camper, sia non lo so. Non a caso è che il viaggiatore numero uno dell'Europa, che viaggia sia la Germania e anche in Europa e altrove. Qua ne abbiamo anche dei vicini qua. Dei belgiani, dei mezzi, anche questo non scherza mica, davvero bello, grande, bello. Questo da Bischof sono davvero bellissimi. Poi ovviamente ne abbiamo dei furgonati quanto ne vuoi. Poi dalla Himmler, integrati sulla meccanica della Mercedes. Oh, che belli. Tutti bellissimi, davvero, sinceramente, molto bello, molto bello. Come vedete il tempo, sì, qualche nuvola c'è, fa un po' freschino rispetto prima, però c'è il sole, è bello com'è, è bel tempo. E poi ci siamo anche noi, come vedete è pieno di camper arrivati. Comunque questa città Trieste è molto bella, ha un centro storico affascinante, sinceramente, che direi che sono l'Italia, vedi così, dei centri storici così. Molto bella questa zona e mi piace tanto, poi le strade che li fai, bellissime, bellissime. Eccoci. Poi il fiume qua, noi questa sera restiamo qua, poi domani mattina vediamo se andiamo qua vicinissimo da un'altra parte. Dovrei dire che siamo a due passi da Lussemburgo. Ecco, questo è il fiume, adesso si vede molto bene come il sole splende. Sì. Siamo ai fine di febbraio. Febbraio, fine febbraio. E noi ci siamo messi proprio qua per avere la vista verso il fiume. Eh sì. Comunque questa ciclabile che porta è fantastica. Puoi andare in bicicletta fino a Lussemburgo e non solo, no? Guarda, lungo questo fiume. Fantastico, fantastico. Buongiorno, tutto il giorno.
Adesso dobbiamo decidere dove andare la prossima meta di questo bellissimo weekend, sinceramente. E in base anche al meteo, che guardiamo il meteo e andiamo da qualche parte qua. Pieno qua di gente, pieno, 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 pieno dei camper. Eh sì. Guardate quanti sono, vi ho fatto vedere anche ieri, ma. Sì. E il tedesco viaggia, come dicevo, e fa bene. E non solo il tedesco. Dai, ci vediamo fra poco. Ecco, abbiamo dei ospiti. Le paperelle. Oggi sembra che il tempo. Le nuvole non ci sono, però forse è più tardi. Vediamo. Adesso bevo il caffè, facciamo la colazione e cerchiamo un posto, vediamo a scegliere dove andare, tenendo conto che non lo so se andiamo a Lussemburgo, anche se è vicino. Vediamo, dobbiamo decidere. Ecco, passa anche una nave merci. Alla fine penso che andiamo verso Lussemburgo, visto che è qua vicino. Non siamo mai stati, andiamo a vedere com'è fatto questo Lussemburgo, no? Uno dei paesi più ricchi dell'Europa e non solo. Vediamo, ho capito che i mezzi sono gratis là, quindi andiamo a fare una passeggiata a Lussemburgo. Oh, come vedete qua, bellissimi camper. A me piace sempre guardarli, vedere come se la passano. Davvero, ottimi mezzi, sinceramente. È bello viaggiare, è bello viaggiare, è bello viaggiare. Tanto noi adesso siamo carichi di corrente, tutto. Eh sì. Ecco, adesso facciamo pagamento del parcheggio, che praticamente qua c'era una card che te lo prendi quando entri, e poi il parcheggio è 12 euro per 24 ore, non è tanto secondo me, e te lo carichi, poi puoi caricare quanto vuoi. Noi abbiamo caricato solo con 10 euro. E così il resto l'abbiamo pagato adesso, insomma. Ecco ragazzi, siamo a Lussemburgo, facciamo il diesel e vi faccio vedere il prezzo del diesel a Lussemburgo. Cioè, costa meno anche della Germania. Adesso purtroppo il campeggio che l'abbiamo visto, un parcheggio per i camper, è chiuso, andiamo un po' nel centro, facciamo una passeggiata, poi andiamo via. Eccoci a Lussemburgo, girando, girando, abbiamo trovato un parcheggio che per fortuna non paghiamo, adesso dobbiamo attraversare, andare alla stazione, prendere un pullman che ci porta nel centro. Ecco il prezzo della benzina, del Shell e del gasolio, adesso mi fermo un po' così. Come vedete, buon prezzo ragazzi. Adesso abbiamo trovato una persona, abbiamo chiesto informazioni per poter arrivare nel centro. E veniva dalla Sicilia, cubana, sposata con un italiano. Vivono qua da 2 anni e abbiamo chiesto qualche informazione in più, così giusto come la vita qua. E praticamente
da questo anno o da questo mese il minimo stipendiale si arriva qua a Lussemburgo, ci hanno detto, di 2.200 euro netti, parliamo di netti, nato netti, il minimo che si può prendere. L'unica cosa che diceva è che affitti sono cari, cioè loro hanno un appartamento abbastanza bello grande, però 1.600 tutto compreso. Ma diciamo che se due lavorano con 4.000, no, si vive. Poi il costo della vita, cioè, ci hanno detto che non è così caro ai supermercati e così via. Magari andiamo a vedere anche. Molto interessante. Lavoro si trova, dicono. Diceva, no, lavoro si trova. Però il problema è dell'affitto, come un po' dappertutto. Questo problema anche in Germania, però il minimo 2.200 non male di netti a Lussemburgo. Ops, la telecamera tengo. Quindi penso che si sta abbastanza bene. Adesso andiamo verso il centro, che tra l'altro dovete tenere presente, ovvero un piccolo paese, ma comunque i mezzi di trasporto sono gratis. Non si paga niente e tante altre cose che, come avete visto, la benzina, gasolio costa meno anche dall'Italia, quindi cioè anche da Germania, non dall'Italia, ma anche dall'Italia. Quindi secondo me è molto buono, è molto buono Lussemburgo. Qui siamo alla stazione praticamente di Lussemburgo. Ecco, così si vede meglio, ho preso un posto a sedere. Qui c'è una grande cattedrale. Comunque siamo, diciamo, quasi nel centro. Questa città, questo, insomma, sì, città, e ho visto che sulla collina. Molto interessante. Anche qua le sirene si sentono. Comunque siamo fermati qua, che siamo quasi nel centro. C'è il mercato. Dai, vediamo quanto costano la frutta qua qui. Vediamo i prezzi. Le pere 6,50, 3,90, arance 2,90. Pompelmo 3,50. È un po' kiwi 1,40 un pezzo, insomma 6,90. Adesso entriamo in una caffetteria. No, i panini a 6,80, insomma 2,20, 5,20, 4,10, 6,30. Sì. Beh, insomma, bei prezzi alla fine. Però la tipa con quale siamo sentiti, che ci ha dato delle indicazioni verso il centro, certo che tipo Lidl, Aldi, queste cose qua sono dei buon prezzi.
Abbiamo altri pezzi delle mere 480, però come vedete qua questo negozio è tutto bio, dicono. E limoni 450, grapefruit 480, clementine 480, beh, insomma le uova, 6 uova, quanto viene? 3,60. Diciamo al mercato così. Poi cos'altro? E beh, 10,50 diciamo i datterini di pomodori però al chilo, insomma. Interessante, mezzi gratis. Ecco il tram. Adesso ci siamo fermati, abbiamo preso un panino per il figliolo e poi si prosegue con la vista di questo posto, di Lussemburgo. Qua freschino, sono intorno a 5 gradi, però meno male che non piove. Abbiamo scelto apposta Lussemburgo perché dove volevamo andare lì ci ha messo pioggia, quindi abbiamo detto dai, andiamo a Lussemburgo che non piove. Purtroppo l'unica cosa è che qua il campeggio è chiuso e uno che apre proprio al primo del prossimo mese, quindi stiamo qua solo per qualche ora, poi torniamo in Germania, vediamo dove. Cerchiamo un posto dove questa sera restiamo là e anche domani fino a mezzogiorno e poi torniamo a casa. Qui è pieno di negozi, centri commerciali, poi c'è questo mercato, diciamo, che è sabato forse. No, vedo parecchie bancarelle con robe varie, poi pieno di locali, caffè, ristoranti, insomma. Prendiamo un'altra via. Sì, interessante questo Lussemburgo. Adesso che è sabato penso che più gente. Vedo, anche se ho visto i prezzi abbastanza alti, diciamo le bancarelle là, ma c'era parecchia gente che comprava. Quindi può essere che la roba è meglio, è migliore di quella che si trova nei supermercati. Non lo so. Però i prezzi un po' altini, adesso io dico rispetto alla Germania e penso che altrettanto rispetto all'Italia o altri posti. Ma i locali sono ben pieni a quest'ora, il caffè, ristoranti, insomma. Andiamo di qua? Comunque, giustamente, no? Essendo sulle vie principali del centro, c'è pieno di negozi. Abbiamo visto anche il centro commerciale grosso, Lafayette di ex, come si chiama, Malamante o sì, della Lady D, che quel tipo di negozio l'ho visto solo in Inghilterra e c'è anche qua. Comunque mi piace quello che vedo, sinceramente. Caffè veneziano.
Ah, un'altra curiosità, qua si parlano le due lingue, cioè francese e il tedesco, perché sento spesso anche il francese e anche il tedesco. Quindi interessante sta cosa. Peccato per il tempo che non è del migliore, ma va bene per fare un giretto così ci sta. Diciamo che qui abbiamo cercato all'inizio un parcheggio, ma non abbiamo trovato. Ecco, vediamo un po' anche dall'alto. E qua abbiamo cercato all'inizio il parcheggio, ma niente di che. Eh sì, c'è parecchia gente. Anche abbiamo beccato un aereo. Interessante e ci piace, non è che non ci piace, peccato per il tempo, ripeto, ma non male, non male. Comunque penso che è abbastanza vivibile, anche se abbiamo poi, dopo che torniamo a camper, andiamo, cerchiamo un negozio per fare un po' di spesa che ci serve anche a noi, qualcosina, quindi possiamo vedere, diciamo, un supermercato, i veri prezzi che ci sono, perché sì, nei mercati questi che ci sono nel centro, sì, i prezzi, quello che li ho visti, è abbastanza alti, sinceramente, anche se roba bio o non bio, su certe cose penso ok, ma le arance e altre cose non so quante. Quanto bio, sinceramente, arrivano da dove arrivano, però diciamo che dai, li crediamo. Abbastanza movimentata questa città, non pensavo sinceramente così movimentata, però diciamo che c'è anche il sabato in mezzo, no? Che la gente libera, non lavora. È giusto. Devo dire che è molto pulita questa città, come non so se vi rendete conto da quello che si vede nelle immagini, ma mai visto quasi un muccicone di sigaretta per strada, quasi, perché ce ne sono, però diciamo che è abbastanza pulitissima. Molto curata. Qui c'è la, come si chiama, la Corte Costituzionale, parquet giudiziario, boh, lo so, qualcosa del genere, ecco. Sì. Non so dove siamo, c'è Natale? No. Interessante comunque.
Ecco come si vede la città anche da, come dicevo, è sulla collina così. Ecco, il governamento du Grand Duché du Luxembourg, il Ministero dell'Agricoltura e della Viticoltura. Eh sì, proprio qui. Qui sarebbe la Camera dei Deputati. C'è scritto in francese, ma comunque è interessante queste due lingue che si parlano qui, cioè il tedesco e il francese. Non so quale sarebbe più parlata qua, però come c'è scritto, forse il francese. Qua sarebbe il Parlamento, non so, Camera dei Deputati, queste cose qua che le vedete. Ah sì, ecco. Sarebbe governo, Parlamento, che ne so io. Vediamo cosa c'è scritto, che c'è un cartello qua. Vediamo che il tipo. Questi due soldati sembrano quelli, non so se vi ricordate, Tu mi turbi, con Benigni, con quell'altro, molto seri, comunque interessante. Come si sente che tutta la gente ti guarda e tu fai il tuo servizio militare qua? Però, bel posto. Signorina, Tu mi turbi. Vicoli, vicoli, stradine. Sì, si trova di tutto e di più. Ho visto il prezzo di un espresso 2,80 da qualche parte. Sì, questi saranno i prezzi per l'espresso, insomma. Comunque pieno di locali, dei bar, di ristoranti, vari negozi. Sì, un po' come nelle tutte le città del mondo, ecco, centri storici, trovi sempre dei ristoranti, vari negozi e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che ho visto conveniente qua, a parte la benzina e il gasolio, le sigarette costano molto meno rispetto alla Germania. E poi vediamo, dobbiamo andare ancora in un supermercato e vediamo i prezzi del supermercato. Comunque, sì, Lussemburgo non male, ci piace, peccato per il tempo che fa abbastanza freddo, però si può camminare. Adesso torniamo, prendiamo il pullman e torniamo al camper. Ecco, abbiamo parcheggiato qua davanti all'Aldi, a Lussemburgo, vediamo anche dei prezzi, dobbiamo comprare anche per noi altri qualcosa.
In teoria ci stavamo dentro perché l'altezza è 2,60, noi ci stiamo, però per fare manovre un po' meglio lasciarlo fuori. Ma reparto pane già all'Aldi. E brioche 65, 69. Panini 39. Pan non lo so di quale. Donuts 65, insomma un pane così 2,59, 2,60, 2,09, 2,65, questo 2,49, più o meno come da noi dai, questo, che noi prendiamo sempre questo Kastelvice Brot. Nutella da 900 grammi, 4,99. Questo è zucchero e 1,15. Poi latte 1,29, 1,69, 1,49 vedo. Insomma, poi le banane qua, va bene un po' così, 1,69 un po' più care del nostro. Confezione kiwi 3,49. Clementine 2,69, le arance a rete 1 kg 2,49, le arance 3 kg 5,25, confezione di pere 1,99, mele 1,75, mele, sempre mele 2 kg 2,75, insomma. No, no. Qua siamo dei affettati, insomma. Ma qualche postino di Parma, insomma, 2,40, 1,80, 1,99, mozzarella 75, 99. Fetta 2,29, yogurt da 0,39, 0,95, dipende dalla confezione. Ah sì, ci stanno i prezzi, forse leggermente, un pelino. Sì, prendi quelli, sì, l'eclair, sì, questi eclair, che ci piacciono dei dolci. Crème caramel. Quattro confezioni, posso lì? 79 centesimi. Aisti 0,79. Poi vediamo limonade 1, grenadine 1,5 litri 0,99, la Fanta da 1 litro 1,65, 8 per questi piccolini per 25. 3,99. Cosa abbiamo qua? Ecco, un po', non so se si riesce a vedere qualcosa, ma Coca-Cola 1 litro 1,50, a 2 litri 2,39, a 1,5 litri, però questa cola non è Coca-Cola, insomma, quella marca Aldi, un po' tanta chimia, 0,45. Coca-Cola 2 litri 2,59, insomma, limonade orange 0,59 a 1,5 litri, la Fanta 1,65 a 1 litro. Ecco, la pasta costa meno, da noi 0,75, da noi 0,99. Eh sì, 0,85, penne rigate 85, 1,30, 1,69. Comunque quella, diciamo, marchio che costa, diciamo, il prezzo meno costoso qua costa meno rispetto da noi, 85 centesimi, da noi è 99, c'è un euro da noi qua, 75 centesimi, insomma, spaghetti
Vediamo qualcos'altro se troviamo. Cipolla, confezione 5 kg, 3,99. Poi cosa ci sono? Funghi, 1,50. Insomma, carote 0,75, pomodori 3,19, 3,19, cetrioli 1,65, olio da friggere, ce n'è 2,39, 1 litro olio da friggere e 2 litri 4,29. Poi diciamo questo qua dall'oliva 5,29, da me costa meno. Ma no, quella è la cotticina di 75, questo invece da 500, mezzo litro 4,15. Poi la farina 0,49. L'acqua 1 litro 0,79, 0,43, insomma l'acqua è quella che è 0,49, ne prendiamo questa, 0,32, questa qua, 0,52, 75, questa è la confezione più piccola, a 1,5, questa è la più conveniente, 38 centesimi, o questa qua 22 litri a 20 centesimi, non è male questa, ho questa qua così, non so quanto ha, 5 litri, non vedo il prezzo perché, ah sì, 0,89, ecco, 5 litri, 0,89, vediamo questo. Sì? No, allora non prendiamo questa confezione. Comunque tutto quello che abbiamo comprato noi ci è costato 25-37 centesimi. Qualche cosa leggermente più prezzi, qualche cosa leggermente più bassi. Ci sono delle cose che insomma, tutto sommato non male per il Lussemburgo, no? Comunque noi da qua adesso scegliamo il posto dove andare. E mi metto giù. È peccato che qua il campeggio non c'è, è chiuso, quindi dobbiamo spostarci. Intanto vi ringrazio che ci avete seguito, che ci seguite e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.